Se si escludono le preistoriche apparizioni su Game Boy e il soporifero One Piece Romance Dawn per Nintendo DS e PSP, i videogiochi di One Piece non hanno mai abbracciato il genere dei gioco di ruolo a turni. Ed è strano, perché le storie e i personaggi di Eiichiro Oda sembrano nati proprio per finire nel più classico dei JRPG. Assieme allo studio Ilka, Bandai Namco ha così deciso di colmare questo vuoto con un nuovo gioco di ruolo in cui l'immaginario del celebre manga di Oda incontra le regole e i ritmi tipici di Dragon Quest. Alla Gamescom 2022 abbiamo provato la demo di One Piece Odyssey, un piccolo momento dell'avventura utile a farsi un'idea approssimativa della produzione. Riuscirà a segnare un salto di qualità? La demo di One Piece Odyssey mostrata alla Gamescom 2022 è la stessa vista qualche settimana fa all'Anime Expo. Siamo poco dopo l'inizio del gioco, quando la ciurma di cappello di paglia arriva sulla misteriosa isola di Wofford, l'ambientazione tutta nuova che farà da palcoscenico a una storia inedita. Con la Thousand Sun in mezzo affondata, il cappello di paglia che non si trova da nessuna parte e alcuni membri della ciurma dispersi, Ruffy e compagni muovono i primi passi in un territorio pieno di creature ostili. All'inizio della demo, un party composto da Ruffy, Sanji, Franky, Robin, Chopper e Usopp parte alla ricerca di Nami e Zoro. Attraversando un sentiero stretto e lineare, si apprendono le fondamenta del combattimento e dell'esplorazione, la raccolta di oggetti lungo il percorso o la capacità di Ruffy di usare il Gom Gom Rocket per allungare il braccio e usarlo come arpione. Non che ci sia alcun pericolo, anche volendo non è possibile cadere nei burroni e il sentiero iniziale è uno stretto binario che ci accompagna attraverso ciascun combattimento. Il dubbio più grande che lascia la demo riguarda proprio le dimensioni e il respiro degli ambienti. Anche spulciando la mappa non è dato a sapere se e quanto le zone si apriranno una volta superata l'introduzione, in che modo saranno collegate le diverse aree e quanto sarà premiata la curiosità di chi esplora. Si sa che Ruffy incontrerà dei nuovi personaggi, ma al momento non c'è traccia di avamposti o città abitate dove spendere il denaro ottenuto in battaglia. Sanji dovrebbe essere in grado di utilizzare funghi e altri ingredienti raccolti per cucinare delle pietanze curative, ma la meccanica sembra sbloccarsi più avanti. L'obiettivo della demo è quello di trovare Nami e salvarla dall'attacco di un grosso gorilla. Non un inizio particolarmente brillante, ma nonostante la premessa poco originale, battagliare coi mostri che popolano l'isola si è rivelato più divertente del previsto. Come da tradizione, bisognerà decidere quali personaggi schierare, tenendo a mente le abilità speciali, il ruolo in battaglia e i rispettivi punti di forza di ciascuno di loro. Il sistema di combattimento si basa su un semplice triangolo delle debolezze. I personaggi di tipo tecnica sono più efficaci contro quelli di tipo forza, che a loro volta sono avvantaggiati contro quelli di tipo velocità. Oltre a scegliere tra attacchi, tecniche speciali e oggetti curativi, nel proprio turno è possibile sostituire un membro del party con qualcuno dei personaggi in panchina, fondamentale quando ci si ritrova ad affrontare nemici che per tipologia sono in vantaggio. Durante l'avventura potrebbero anche capitare situazioni particolari che introducono delle dinamiche impreviste ai combattimenti. A un certo punto del viaggio, una cinematica mostra come Usopp viene circondato e aggredito da un gruppo di creature simili a pinguini. All'inizio dello scontro Usopp si ritrova così paralizzato e isolato dal gruppo e per poterlo aiutare diventa necessario eliminare prima gli avversari nel mezzo. Al momento è difficile farsi un'idea di quanta sfida offriranno i combattimenti. Per permettere al pubblico della Gamescom di avanzare velocemente e provare fin da subito le abilità più spettacolari, la demo partiva coi personaggi già a livello 40. Questo vuol dire che ogni avversario finiva KO con un colpo o due e qualsiasi tentativo di usare un minimo di strategia era completamente superfluo. Sbirciando le diverse tecniche speciali, appare chiaro che il sistema di combattimento ha il potenziale per battaglie interessanti. Oltre a essere spettacolari esempi di fanservice, le abilità possono avere numerosi effetti, dalle alterazioni di status a buff alle statistiche fino a un riposizionamento degli avversari. Combinando queste opzioni agli scontri speciali, One Piece Odyssey si potrebbe mettere sul piatto delle sfide originali, dove le battaglie si trasformano in piccoli enigmi da risolvere. Certo, non siamo di fronte a un'eccellenza tecnica, ma le animazioni durante i combattimenti sono estremamente fedeli all'anime. La demo di One Piece Odyssey giocabile alla Gamescom 2022 lascia diversi punti interrogativi. Quanto saranno ampie e aperte le zone esplorabili? Quanto sarà tattico il sistema di combattimento? Le basi per un JRPG in grado di accontentare i fan del manga ci sono tutte, ma per scoprire se stavolta la ricetta è stata cotta a puntino dovremo attendere l'uscita del gioco, prevista per quest'anno su PC, PlayStation e Xbox. Voi siete fiduciosi? Diteci la vostra nei commenti, ma prima lasciate un bel mi piace e seguite Multiplayer.it su tutti i suoi canali, sito, social e ovviamente qui su YouTube. Ora trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!
食われるところだった。あの鳥のくちばし。